nuova GSX-R 600, giapponese. Fa parte di una categoria di giapponesi, tutte molto belle, molto prestanti e soprattutto molto performanti. Hai perfettamente ragione. Le quattro sorelle giapponesi hanno deciso di sviluppare il fronte della Supersport e Superbike con lo stesso schema. Il quattro cilindri fronte marcia, il telaio delta box e pochissime differenze. È il layout, ovvero sia la personalizzazione e la strada scelta con diverse soluzioni tecniche da parte dei quattro colossi giapponesi. Il layout della GXR è molto particolare, molto personale, soprattutto il motore, il cuore, perché tanto la personalità di una moto deriva al 70% dal propulsore. E Pier Giorgio, il motore di questa GXR 600 è un motore molto deciso e particolare. Quanti cavalli ha? 125 cavalli, sicuramente una moto molto performante. È la moto 4 tempi, 600 centimetri cubi, più performante e potente che Suzuki abbia mai costruito. Una moto che ha la linea rossa nel contagiri e spinge fino a 16.000. Ormai siamo su questa zona rossa, importata per la prima volta 2 anni fa dalla R1 e ormai seguita dalle altre. Si parla di valvole in titanio, inclinazione quasi verticale delle valvole, 10 e 12 gradi, ma poi c'è tanta elettronica e tante altre soluzioni, doppia farfalla, tripla centralina, cioè è un concentrato di tecnologia al pari di una moderna superbike. Sicuramente grosse emozioni ti può dare, sia in pista che per l'utilizzo di tutti i giorni in strada. È una moto che ti dà la possibilità di scegliere la tua mappatura, quella che preferisci di utilizzare, più o meno aggressiva. Hanno studiato questo sistema di aumento di rapporto di compressione da 12,5 del vecchio modello fino a 12,8 ed è per questo sistema che hanno dovuto utilizzare questa nuova evolutiva tecnologia di antisaltellamento proprio per ridurre il freno motore della moto. Anche perché giustamente con un rapporto di compressione così elevato, quando si va poi a fare la chiusura repentina del gas, si può avere dei saltellamenti o degli effetti quasi di bloccaggio nelle scalate più violente come qui alla San Donato. Quindi un layout di propulsore molto grintoso. Non dimentichiamoci, Pier Giorgio, che la prossima Moto2, che dovrà sostituire la 250, avrà solo 25 cavalli più di questo modello di serie che si può acquistare per poco più di 12-13 mila euro, ovvero sia la danno per 150 cavalli.